La Caritas avvia il piano freddo per i senza tetto di Roma. Fino ad aprile saranno attivi altri 70 posti letto oltre ai 600 disponibili tutto l'anno, coinvolte 24 parrocchie cittadine che aumenteranno nelle prossime settimane. Sentiamo Maria Teresa Laudando. Prima notte per il piano antifreddo della Caritas di Roma, in collaborazione con le parrocchie della città. Un programma completo di assistenza per i senza tetto che sempre più numerosi vivono in condizioni disperate nelle strade, nei giardini e sotto i portici della capitale. Dormono in maniera disperata e disparata per la città e quando arriviamo portiamo un volto. Da volto a volto andiamo a provare a riconoscerli e farci riconoscere. Oltre ai 600 senza dimora che la Caritas ospita quotidianamente nelle sue strutture, nel corso dell'inverno fino ad aprile saranno attivi altri 70 posti di accoglienza straordinaria in 25 parrocchie, mentre altre comunità parrocchiali si stanno organizzando per mettere a disposizione nuovi spazi di ospitalità. Sarà inoltre potenziato il servizio notturno itinerante con 4 equip di operatori e volontari che ogni notte porteranno assistenza nei luoghi in cui si concentrano i senza tetto. Per le segnalazioni di casi critici, per evitare che le persone in particolare stato di disagio rimangano isolate, è stato attivato anche un centralino che risponde al numero 06-888-15201 e l'indirizzo mail servizioitinerante@caritasroma.it, che si aggiunge al numero della sala operativa dei servizi sociali di Roma Capitale.